dico stop al bullismo, al via il progetto della sezione trapanese dell'Associazione Europea Operatori di Polizia rivolto alle scuole, per i bambini anche corsi di autodifesa. L'angelo della strada, un volontario di Eurosoccorso Trapani, ha salvato la vita ad un pedone colpito da arresto cardiaco. Il nuovo statuto dei lavoratori presentato ieri a Trapani dalla CGIL, la Carta dei diritti universali del lavoro. Domenica al teatro, al via San Vitolo Capo, la stagione teatrale 2016 organizzata dall'amministrazione comunale. Cosmi, io non parlo più, conferenza stampa per il mister Granata alla vigilia della partenza per Lanciano. Il tecnico Granata ha parlato del prossimo avversario, ma non solo. Interpellanza al presidente Crocetta. Nella seconda edizione del TG torneremo ad occuparci del porto di Trapani. Il deputato regionale Mimmo Fazio ha chiamato in causa il governatore della Sicilia sollecitando l'intervento per opporsi all'accorpamento di Trapani con l'autorità portuale di Palermo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli, una breve pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie e gli approfondimenti. Ha preso il via nei locali della scuola Collò di Sturzo di Marausa il progetto Io dico stop al bullismo dell'Associazione Europea Operatori di Polizia di Trapani. Vediamo il servizio. Il primo incontro su bullismo e cyberbullismo è stato un successo. I volontari della sezione trapanese dell'Associazione Europea Operatori di Polizia sono riusciti a coinvolgere gli alunni della scuola Collò di Sturzo di Marausa che hanno posto tante domande. Ha preso il via con il connubio Volontariato e Sport il progetto Io dico stop al bullismo, che prevede altri incontri ancora da definire negli istituti scolastici trapanesi. A conclusione della lezione su bullismo e sulle insidie che si annidano nel mondo del web, ad attirare l'attenzione degli alunni della Collò di Sturzo sono stati i maestri Pietro Spadaro e Alberto Grimaldo, che si sono cimentati in tecniche di autodifesa. Come sport è stato scelto il jiu-jitsu, disciplina che educa al rispetto delle regole. A presentare il progetto invece Antonella Stabile, presidente della sezione comunale dell'Associazione Europea Operatori di Polizia. Oggi siamo venuti qui alla Luigi Sturzo di Marausa, c'è stato il primo incontro con le prime per parlare di bullismo e dire stop a questo tema molto attuale, sempre più frequente. Siamo qui insieme alla scuola, prima istituzione sociale, per affrontare tale problema e incoraggiare i ragazzi a denunciare tali episodi. E il prossimo appuntamento nell'ambito del progetto Io dico no al bullismo sarà mercoledì prossimo alla scuola De Stefano di Erice, mentre martedì prenderà il via alla Luigi Sturzo il corso di difesa personale per le prime classi. Rubano un autospurgo del comune di Trapani prelevandolo dall'autoparco e poi lo bruciano. Il mezzo, dato alle fiamme, è stato rinvenuto nel popolare quartiere Fontanelle Sud da una pattuglia degli agenti della squadra volante. Le fiamme hanno fatto scempio dell'autocarro comunale adibito allo spurgo dei Pozzi Neri nelle zone del territorio ancora non provviste di rete fognaria. Ma vediamo i servizi. L'amministrazione, preso atto del grave episodio, ha già avviato le verifiche e gli accertamenti sulle eventuali responsabilità del personale addetto alla vigilanza dell'autoparco comunale di Via Libica, da dove il mezzo appunto è stato prelevato la scorsa notte da ignoti. Parallelamente procedono le indagini della polizia per far luce sulla vicenda. Il comune ha messo a disposizione degli inquirenti le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver immortalato i responsabili dell'incursione messa a segno all'autoparco comunale. Sono amareggiato, ha dichiarato il sindaco Vito Damiano, per tali vili atti criminali che denotano una totale irresponsabilità che mina il sereno vivere civile. Atti, ha aggiunto il primo cittadino, che apparentemente sono rivolti contro il comune ma che di fatto colpiscono la collettività. Oltre al danno patrimoniale, infatti, ci sono risvolti che danneggiano la comunità trapanese, considerato che era l'unico mezzo di proprietà dell'ente impiegato, con cadenza quotidiana, per venire incontro alle esigenze di igiene e salute pubblica dei residenti nelle aree non ancora provviste di rete fognaria. Sarà cura di questa amministrazione, conclude il sindaco Damiano, cercare ora le risorse necessarie per ripristinare nel modo più idoneo e celere il servizio di autospurgo e assicurarne la sua continuità, nonché sollecitare le forze dell'ordine a svolgere le necessarie e approfondite indagini per risalire i responsabili del furto e del danneggiamento del mezzo.
tenta di rubare un'auto ma viene bloccato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. È accaduto questa mattina a Marsala, in via Mazzini. I primi a fermare il ladro sono stati un ex ispettore di polizia in pensione e il figlio, aiutati successivamente da altri passanti. Il giovane è stato poi consegnato ad una pattuglia dei carabinieri. Colto d'arresto cardiaco, deve la vita ad un angelo che si è materializzato mentre lui era riverso sulla strada privo di conoscenza. L'angelo è Salvatore Palermo, 28 anni, volontario della pubblica assistenza Eurosoccorso di Trapani, che in quel momento era libero dal servizio. Vediamo il servizio. È accaduto in via Virgilio. Il volontario è uscito di casa per andare al lavoro. Mentre stava chiudendo il cancello ha notato un uomo che di colpo è stramazzato al suolo come fulminato. In un primo momento, racconta Salvatore Palermo, pensavo che si trattasse di un semplice malore, ma poi, non vedendo nessun movimento dell'uomo a terra, ho capito che era qualcosa di più grave e mi sono subito precipitato a soccorrerlo. Il volontario ha controllato le funzioni vitali dell'uomo, verificandone lo stato di incoscienza e l'arresto cardiorespiratorio. Ha iniziato a praticargli le manovre rianimatorie, poi ha azionato il viva voce del suo cellulare, chiamando il 118. Andando a comprimere il torace, mentre nel frattempo parlavo con l'operatore del 118, dice il volontario, ho massaggiato l'uomo per circa 10 minuti, un intervento che gli ha salvato la vita. Poi l'arrivo dei soccorritori del 118 che gli hanno applicato il defibrillatore. Dopo la seconda scarica l'uomo ha ripreso a respirare. Salvatore Palermo, oltre ad essere un volontario dell'Eurosoccorso, è anche un operatore BLSD qualificato nel salvamento agency, abilitato all'uso del defibrillatore semiautomatico. L'istruttore Vincenzo Nicosia e il formatore nazionale istruttori Tony Alestra si sono complimentati con il volontario. Maggiore è il numero delle persone in grado di mettere in pratica manovre come questa e maggiori sono le possibilità di restituire a una vita normale chi si trova in situazioni come quella descritta. Tony Alestra aggiunge, senza una terapia d'urgenza, limitandoci alla sola chiamata al 118, si salvano dall'1 al 5% delle persone. La morte cardiaca improvvisa, detta anche arresto cardiaco, è la situazione in cui il cuore improvvisamente e senza preavviso si ferma e il sangue non viene più pompato nel resto del corpo. Essa è responsabile della metà di tutte le morti per causa cardiaca. Gli agenti della Polfer di Trapani e Marsala, nell'ambito del piano di sicurezza nazionale predisposto dal Ministero dell'Interno, hanno eseguito controlli capillari nelle stazioni ferroviarie del Trapanese utilizzando il metal detector per monitorare i bagagli sospetti. Sono stati così identificati 36 viaggiatori, di cui 7 con alle spalle precedenti penali. Lungo le linee ferrate di via Millo e via Castelvetrano sono state anche impiegate pattuglie automontate per scongiurare il verificarsi di furti di rame e danneggiamenti a carico di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. Si va verso il trasferimento del servizio idrico al comune di Custonaci. L'onorevole Nino Oddo ha promosso un incontro a Palermo con l'EAS. Vediamo. All'incontro hanno preso parte, oltre l'onorevole Oddo, promotore della riunione, una delegazione del comune di Custonaci composta dal vice sindaco Girolamo Candela, dal consigliere comunale Francesca Colomba e dal consulente Andrea Zichichi ed il commissario liquidatore dell'ente Acquedotti Siciliani Dario Bonanno. Al centro del confronto la gestione del servizio idrico nella cittadina dei Marmi. Il gruppo ha chiesto al commissario Bonanno la volontà di trasferire la gestione del servizio idrico dall'EAS al comune. Una scelta motivata da una serie di considerazioni di carattere pratico ed economico. Custonaci dispone infatti di propri pozzi e attraverso Siciliacque fornisce acqua all'EAS che a sua volta la porta nelle case dei cittadini custonacesi. Una situazione paradossale aggravata da bollette molto esose. Dal canto suo il commissario liquidatore ha manifestato la propria disponibilità ad un trasferimento di mansioni, richiesta già avanzata da altri comuni siciliani come ad esempio quello di Tusa nel Messinese. L'onorevole Nino Oddo ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro, evidenziando come sia stato tracciato un percorso, ha sottolineato il parlamentare trapanese, che porterà all'avvio dell'iter amministrativo propedeutico alla richiesta di trasferimento ufficiale del servizio idrico dall'EAS al comune di Custonaci.
E riprendiamo il nostro notiziario. Sit-in di protesta questa mattina a Palermo per dei dipendenti della Camera di Commercio siciliane per protestare contro i provvedimenti del governo nazionale. Alla mobilitazione tenuta davanti alla sede dell'assessorato regionale alle attività produttive hanno partecipato anche i dipendenti della Camera di Commercio di Trapani e quelli dell'azienda speciale servizi alle imprese. Il sit-in è stato organizzato dai sindacati contro la riforma del sistema della Camera di Commercio italiana avviato dal governo Renzi. Tra le misure contestate c'è il taglio del diritto annuale del 50% e una riduzione del personale del 15%, oltre che il venir meno di diverse funzioni degli enti camerali. In Sicilia c'è poi il problema del pagamento delle pensioni agli ex dipendenti, visto che le Camere di Commercio svolgono anche le funzioni di enti previdenziali dei loro ex dipendenti. E andiamo avanti con i servizi. Ieri pomeriggio all'Hotel Crystal la CGIL ha presentato la Carta dei diritti universali del lavoro e servizi. L'iniziativa ruota attorno al disegno di legge elaborato dalla CGIL nazionale con il supporto di un pool di giuristi del lavoro per la costruzione di un nuovo statuto dei lavoratori. In particolare, il disegno di legge mira al superamento della legge 300 del 1970 che, per il sindacato, è stata svuotata dai governi che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni dei diritti fondamentali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. La Carta dei diritti universali del lavoro è stata illustrata dal segretario generale della CGIL di Trapani, Filippo Cutrona. Trapani è una tappa della CGIL nazionale rispetto al tema che noi questa sera abbiamo affrontato ed è secondo me uno dei temi su cui in questi giorni, in queste settimane il Paese dovrà discutere, che è la nuova Carta dei diritti universali del mondo del lavoro. Perché avendo svuotato i governi che si sono susseguiti in questi 20 anni la legge 300, facendola diventare quasi un ferro vecchio, era necessario dare più diritti e dare più dignità al mondo del lavoro. La CGIL ha voluto mettere in campo questo percorso, avendolo condiviso con giuristi di fama internazionale rispetto ai temi della discussione che abbiamo in campo, e quindi pensiamo che portare questa idea, che è anche l'idea per rafforzare i diritti dentro le aziende per i lavoratori, possa darci una grande opportunità. La raccolta di firme è finalizzata a un referendum. La raccolta di firme è finalizzata a presentare al governo italiano un disegno, per fargli predisporre un disegno di legge di iniziativa popolare. Noi abbiamo l'ambizione di puntare molto in alto perché riteniamo che i problemi di cui noi oggi parliamo sono i problemi del Paese. A Favignana tornano i croceristi della costa, che è tornata a fare tappa nelle Egadi. La prima escursione del 2016 ha visto sbarcare nell'isola circa 60 turisti tra tedeschi, francesi e italiani della nave Costa Neo Riviera. Al centro della visita l'ex stabilimento Florio, plurirecensito da tripadvisor.com, il portale internazionale web di viaggi che ha assegnato il certificato di eccellenza alla prestigiosa struttura, ma anche le vie e le piazze dell'isola. Il sindaco Peppe Pagotto ha tenuto a ringraziare ancora una volta la soprintendente Paola Misuraca per la disponibilità della struttura e la collaborazione costante ai progetti di promozione e valorizzazione del territorio dell'arcipelago. E adesso ci spostiamo a San Vitolo Capo, dove prende il via domenica la stagione teatrale 2016 organizzata dall'amministrazione comunale Domenica al Teatro. Sede degli eventi è il nuovo centro comunale ex mattatoio. Il servizio. 13 appuntamenti con la cultura, il divertimento, con la musica e la tradizione, la maggior parte dei quali con ingresso gratuito. Dopo l'inaugurazione del nuovissimo centro culturale, che dispone di un bellissimo teatro da 300 posti, comodo e climatizzato, l'amministrazione comunale presenta la stagione teatrale 2016, dal titolo Domenica al Teatro. Gli eventi si terranno nel pomeriggio sera della domenica, dal 31 gennaio al 10 aprile. Un cartellone di spettacoli piuttosto variegato, con rappresentazioni per grandi e piccini, residenti ma anche turisti, a dimostrazione come per San Vito turismo e cultura sono un binomio inscindibile. La rassegna sarà aperta domenica dal divertente Il Pandemonio di Antonio Pandolfo, con inizio alle 21 e con ingresso libero. Il secondo appuntamento sarà invece dedicato ai più piccoli, con gli Elfi e il loro spettacolo per bambini, che si terrà invece nel pomeriggio alle ore 18. Tra i protagonisti della rassegna ci saranno anche Ernesto Maria Ponte, Sasa Salvaggio, l'illusionista Francesco Scimeni, ma non mancheranno gli appuntamenti con la commedia gestiti dall'associazione Kalos.
Domani pomeriggio a Trapani sarà presentato il libro del giornalista Maurizio Macaluso, L'uomo che amava i bambini. Il racconto affronta il tema scottante e attuale della pedofilia senza falsi moralismi e pudori dalla parte dei bambini violati. L'iniziativa si aprirà alle 17 nella sede del Laboratorio d'Arte Spazio Onirico in via Orfani 48. Nel corso dell'incontro interverranno, oltre a Maurizio Macaluso, la psicologa Letizia Cacciabaudo e la giornalista Ornella Fusco. E questa sera alle 18 in via Bastione a Trapani, nei locali del Centro di Cultura Gastronomica Nuara, secondo appuntamento con Eatbook, ospite della rassegna di cibo e di libri curata da Giacomo Pilati e Paolo Marchi, giornalista gastronomico e personalità tra le più influenti del mondo della cucina, patron di Identità Golose, il più importante congresso italiano di cucina d'autore. Marchi presenta XXL 50 piatti che hanno allargato la mia vita, 50 storie collegate a 50 piatti che hanno cambiato la vita dell'autore e il suo girovita. Un tavolo di lavoro ieri pomeriggio a Palazzo Riccio di Morana per parlare delle opportunità che l'agricoltura biologica offre ai nostri produttori. Il servizio di Wally Cammareri. La Sicilia è la prima regione italiana per la sua superficie dedicata alla coltivazione biologica, circa il 20% contro una media nazionale dell'11%. Ma se per i prodotti confezionati è più facile riconoscerne la tracciabilità attraverso certificazioni che si trovano sulle etichette, non è altrettanto facile riconoscere l'attendibilità del bio nei prodotti freschi. Di questo, ma anche delle difficoltà di reperire i prodotti in appositi punti vendita, si sono confrontati associazioni e produttori. Promotore dell'incontro, lo chef Peppe Giuffrè. La persona che va e cerca un prodotto biologico deve chiaramente guardare l'involucro, quindi quando parliamo di materiale chiaramente insacchettato. Lì troverà e deve trovare un'etichetta dove è messo esattamente il nome dell'ente certificatore, c'è anche chiaramente un numero che corrisponde a tutto il processo che c'è stato, alla normativa, ma fondamentalmente è importante riconoscere, cioè, l'ente certificatore dove è scritto appunto prodotto realizzato da agricoltore biologica. Vado a comprare del fresco, invece chi mi garantisce che l'agricoltore non mi sta dando una bufala, ma un prodotto realmente da cultura biologica? Allora, per quanto riguarda il prodotto fresco è più difficile, effettivamente noi normalmente nei negozi che vendono prodotti biologici il fresco lo troviamo come il fresco convenzionale, quindi non sappiamo se in mezzo a questo c'è un biologico o non c'è. Chiaramente il venditore ha una certificazione, cioè tutto quello che è venduto biologico ha un certificato che lo accompagna, sia il fresco che l'insacchettato, solo che quello che è confezionato noi lo vediamo, lo tocchiamo, lo portiamo a casa, possiamo anche controllarlo, così come controlliamo la data di scadenza. Per il fresco è più difficile, questo è importante, quindi capire anche dove andiamo a comprare. E adesso passiamo allo sport. Il Trapani è partito ieri alla Volta di Lanciano, dove domani alle 15 affronterà la formazione di mister D'Aversa. Ieri pomeriggio in conferenza stampa è intervenuto mister Serse Cosmi. Servizio. Prestito con diritto di riscatto, questa la formula della cessione di Enis Nadarević al Novara. Il calciatore bosniaco oggi ha effettuato le visite mediche. Sentiamo mister Cosmi. Insomma, il giocatore che quando c'è e quando decide di esserci incide, però è un giocatore che ha delle caratteristiche tattiche ben precise, insomma, voglio dire, farlo giocare da seconda punta, secondo me ci abbiamo provato, perché poi con me è stato sempre utilizzato in quel ruolo, è una forzatura, insomma, voglio dire. Allora magari si mette il giocatore in una condizione di non poter esprimere quelle che possono essere magari le sue qualità migliori, allora piuttosto che tenere un giocatore e farlo giocare, tra virgolette, non al secondo di quelle che sono le proprie caratteristiche, e visto che c'è stata questa opportunità mi sembra, non dico logico, però ci può stare, insomma, voglio dire, quindi è solo questo, non c'è nessun altro tipo di situazione, è solo una situazione tattica, insomma, noi vorremmo magari gli attaccanti con altre caratteristiche. Una settimana di lavoro che arriva dopo lo sfogo di sabato. Da oggi fino a maggio-giugno non parlerò mai più di nessuna situazione extra calcio, quindi non mi chiedete niente di quello che non sono i convocati, il campo di calcio, le partite, le tattiche, i risultati e le altre cose. Questo
almeno non diamo possibilità di essere interpretati. A me mi sembra che quando parlo, parlo chiaramente, ma io quando sono entrato nel calcio pensavo che la difficoltà più grande per me sarebbe stata quella di esprimermi, invece poi ho notato invece la difficoltà più grande è quella di essere capiti. Allora, non c'è nessun problema, ripeto, io rimango con lo stesso concetto e chiudo, rimango con lo stesso concetto, io amo questa città e soprattutto amo questa gente, non voglio essere messo in mezzo o utilizzato per altre situazioni perché non è esattamente quello il mio pensiero, quindi andrò avanti fino all'ultimo avendo questa passione, questa voglia di poter esprimere le mie cose, però non mi chiedete più le situazioni emotive sul pubblico, non ne voglio più sentir parlare nella maniera più assoluta, quindi vi chiedo, fatemi la cortesia di non chiedermele, esprimerò solamente quello che è giusto che esprima, i giudizi tecnici. In questi giorni di mercato, che si chiuderà martedì 2 febbraio, insospettisce la mancata convocazione per la partita di domani di Cristian Terlizzi. Il difensore granata ha più volte detto di non voler lasciare Trapani. Staremo a vedere. Nel corso dell'incontro con la stampa, il tecnico granata Serse Cosmi ha parlato anche della gara di domani contro il Lanciano. Ascoltiamo. Sicuramente ha fatto una politica, scusate, in questo mercato una politica particolare, però non è detto che sia di smobilitazione, anzi, spesso quando si sostituiscono anche giocatori che stanno da tanto tempo, però arrivano gente nuova magari che ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto anche le qualità, questo potrebbe essere un migliorare una situazione, per cui io non mi illudo minimamente di trovare una squadra che sta smobilitando, anche perché lo dimostrano e i risultati e soprattutto le prestazioni di questa squadra nell'ultimo periodo. Quindi siamo convinti di affrontare un avversario difficile, insomma, in questo momento ancora è dentro il campionato, in questo momento ho visto anche la partita contro l'Ascoli, insomma il risultato è assolutamente diverso da quello che la qualità del gioco del Lanciano espresso in quella partita, quindi la partita difficile che diventa anche un pochino più difficile perché il nostro periodo non è dei migliori, insomma. E andiamo a vedere la schermata con le gare della 24esima giornata di Serie B. L'anticipo di questa sera alle 20.30 sarà Avellino-Cagliari, domani alle 15 si giocheranno Brescia-Livorno, Cesena-Ascoli, Como-Vicenza, Crotone-Perugia, Lanciano-Trapani, Latina-Provercelli, Pescara-Bari e Ternana-Modena. Mentre domenica alle 17.30 sarà la volta di Entella-Novara, il posticipo invece di lunedì sera alle 20.30 sarà Spezia-Salernitana. Per quanto riguarda invece la pallacanestro Trapani, prosegue il lavoro in vista della sfida di domenica con Scafati alle 2:15 in diretta su Sky Sport. Per oggi in programma una seduta di allenamento pomeridiana. E sempre oggi, ma alle 16.30, si svolgerà la conferenza settimanale di coach Ducarello e a parlare con la stampa sarà anche il segretario generale Giacomo Incarbona. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 in replica a 12:15 andrà in onda una nuova puntata di Old Wild Basket. Ospite Mirko Gloria, ala della pallacanestro Trapani, mentre alle 21 e alle 23 spazio alla politica con Seconda Repubblica. Ospiti studio del nostro direttore Rocco Giacomazzi saranno il sindaco del Lega di Giuseppe Pagotto e il sindaco di Paceco Biagio Martorana. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo come sempre con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.